Oh, divini, non sarei qui davanti a voi se non avessi bisogno della vostra benedizione. La sfida che mi si para davanti non è semplice e ho bisogno del vostro dono. Oh, Shinigami, oh dei della morte, donatemi la visione di ciò che verrà e di chi, nell'ottava stagione, morirà. Noterete che è un cerotto perché mi sono tagliato il dito, ve lo dico così per tutta la durata del video, che probabilmente durerà 40 ore, guarderete soltanto questo, perché vi voglio bene. Probabilmente sarete curiosi di sapere cosa fossero quei poster di prima che avete visto per terra nella intro. Si tratta delle nuove edizioni di Game of Thrones, dei libri di Game of Thrones che ho avuto modo di vedere in super anteprima da Mondadori, che tra l'altro loro mi conoscono, mi hanno lasciato anche tutte le stampe perché sanno che adoro queste cose, ma di questo parleremo più avanti perché è ancora un po' prestino, voi mantenete il segreto. Guarda che capelli di merda che c'ho. So già che questo video sarà incredibilmente lungo, quindi partiamo subito. Come funzionerà tutto quanto? Molto semplice. Qui abbiamo una lista dei 30 personaggi principali che sono rimasti. Alcuni li ho tagliati fuori perché credo che del destino di Ellaria Sand non me ne fregava niente quando era protagonista, figuriamoci ora che boh è rimasta in qualche cella sperduta di Approdo del Re, e per me può rimanere lì fino alla fine dell'eternità, non me ne frega, sono già contento. Quindi alcuni personaggi minori li ho tagliati fuori perché già così sono una bella trentina. E adesso andrò a spiegare il mio ragionamento sul perché secondo me un personaggio potrebbe sopravvivere o morire nella prossima stagione. E in base a questo tirerò una linea rossa se moriranno, oppure li cercherò di verde se sopravviveranno. Quindi vedremo poi alla fine dove arriveremo col contagio. No, conteggio. Il contagio è quello che ci ha avuto Jorah. È tardi ragazzi, è sabato tardi e sono stanco perché non ho fatto un cazzo, ma sono comunque stanco. Come potete vedere cominceremo con Jon e Daenerys, perché secondo me questi due personaggi vanno abbastanza presi insieme e ora vi spiegherò anche il perché. Essenzialmente perché sono dell'idea che sia altamente improbabile che entrambi sopravvivano. Tuttavia, se dovessi piazzare la mia scommessa su uno dei due, questi sarebbe sicuramente Jon Snow. In quanto alla fine della fiera abbiamo pressoché confermato che Jon sia il vero protagonista delle cronache del ghiaccio e del fuoco. È vero che in Game of Thrones non c'è mai stato un vero protagonista, ma ormai tutto quanto, tutta la storia ha messo lui al pieno centro. E poi beh, è lui la cronaca del ghiaccio e del fuoco, quindi più di così. Ma come noterete man mano che andiamo avanti in questo video, la cosa fondamentale da chiederci su ogni singolo personaggio è: quale sarà il suo ruolo nella guerra, ma soprattutto a guerra finita? Ed è per questo che Jon e Daenerys vanno analizzati insieme. Credo che ormai nessuno abbia realmente dei dubbi riguardo al fatto che Jon e Daenerys avranno un figlio, e tale figlio d'ora in poi verrà chiamato da me JJ, cioè Jon Jr., il quale sarà molto importante per il destino di Westeros. Se Daenerys dovesse sopravvivere, si instaurerebbe sul trono di spade continuando un dominio che, una volta morta, lei proseguirebbe con JJ, ovviamente, con legittimo erede. Ma come vi ho ripetuto ormai fino alla nausea, credo, io continuo a rimanere dell'idea che il trono vada distrutto, che la monarchia vada distrutta per poter permettere un qualsiasi tipo di fioritura a Westeros. E io Daenerys non è che ce la veda più di tanto a fare una cosa del genere, mentre Jon già di più, perché lui è sempre stato quello un po' più pacifico, quello un po' più democratico, e lui è semplicemente uno con cui puoi ragionare. Daenerys, sei il tipo, no, sono la regina dei draghi, datemi tutto quello che voglio io. Come dici, mirine dintorni hanno un governo nell'economia che si sono già imposti centinaia di anni fa e continuano a funzionare? Chi se ne frega, distruggo tutto quanto. Perché sì, è vero, lo schiavismo è sbagliato, però non è che poi mi preoccupo di instaurare qualcosa di decente al suo posto, ma no, lasciamo tutto così come viene, siamo tutti in libertà, mortacci tua. Quello che intendo dire è che a Jon interessa davvero il bene del popolo, mentre Daenerys è più un sì sì no, ma ovviamente io sto facendo tutto questo per liberare voi, per portare un futuro migliore, anche se questo significa distruggere la vostra città, la vostra casa, tutto quanto. Dracarys, lo faccio per voi. Idealmente io vedrei la caduta della monarchia con la distruzione del trono di spade e l'instaurazione di un protogoverno democratico in cui Jon possa partecipare attivamente come, non lo so, magari un membro del consiglio. E poi, sarà che io odio Daenerys con ogni singola cellula del mio corpo?
Però una parte di me non riesce a fare a meno di pensare che la sua morte sarebbe giusta da un punto di vista della giustizia divina. John invece no, John è già schiattato una volta, già una volta è stato resuscitato, quindi tutto quello sarebbe servito a nulla poi se effettivamente l'ho ammazzato di nuovo due stagioni dopo. Cioè, se continuano a farlo morire, far tornare, far morire, far tornare, fa la stessa fine di Loki nell'MCU, quindi per favore, no. No, io sono dell'idea che John riesca ad emergere trionfante, ma diciamo sopravvissuto da questa guerra, e che possa fare da padre a JJ. Padre che, ricordiamoci, lui non ha mai avuto. E credo che anche soltanto da quel punto di vista sarebbe una cosa interessante. Jon Snow che finalmente riesce ad essere il padre che lui non ha mai avuto. Boh, magari però sono io un po' troppo romantico, che ne so. Daenerys invece come madre? Voglio dire, già con i draghi li rinchiudeva e... Cacchio, non vorrei essere figlio di Daenerys. Dunque, direi che è abbastanza evidente che secondo me Jon sopravvive. E invece Daenerys purtroppo, e dico purtroppo, ci abbandona di brutta maniera lurida. No, vabbè, cioè, ognuno ha le proprie preferenze, eh. Siete, siamo liberissimi. Sansa Stark, pora stella, ne ha passate talmente tante da averne per una vita intera. Quindi farla fuori adesso che finalmente ha avuto un momento di pace dopo tutte le vicissitudini per cui l'hanno trascinata sarebbe veramente da stronzi. Lei ormai la vedrei bene come capo del Nord, dove però non ne ho idea, perché è ormai abbastanza certo che Grande Inverno verrà distrutta dall'invasione degli estranei che stanno arrivando dalla barriera, che mamma mia, dai, facciamo festa e spacchiamo tutto. Però non so cosa succederà dopo, non so se i nordici e il popolo del nord avranno intenzione di ricostruire una Grande Inverno 2.0 o se invece si sposteranno altrove. Io personalmente punterei più sulla prima, più che altro perché la posizione di Grande Inverno è molto strategica per il nord, poi ha tutte quelle storie sulle correnti d'acqua calda che scorrono sotto, la magia degli alberi diga che la proteggono, bla bla bla. Quindi io spero che ne ricostruiscano una seconda sulle ceneri e questa si erga come una fenice. E quindi la nostra cara Sansa direi che c'ha il culo parato. Ma se Sansa si salverà la vita, lo stesso non penso di poter dire della sorella Arya. E anzi, credo che Arya sarà una delle primissime vittime dell'invasione di Grande Inverno. Non perché Arya non sappia combattere, anzi ormai ci ha dimostrato più volte il contrario, ma perché comunque è abbastanza scavezzacollo, si butta nella mischia e lei può essere diventata la miglior assassina che il mondo abbia mai visto. Però contro gli estranei credo che vinca molto di più la forza bruta. O al massimo se lei utilizza, non so, tipo pugnali fatti di roccia di drago, ma non lo so, io ce la vedo morire, semplicemente. Ed è anche giusto, perché comunque Arya, ricordiamoci, non è un personaggio positivo. Quindi sì, la giustizia divina chiede il suo risarcimento. E dunque, per me, Arya muore. Mi spiace. Arya, luce dei miei occhi, non basta pomparsi l'agilità, se non c'è un po' di resistenza ti scorreggiano addosso e muori. Allora, su Bran è un po' difficile fare un discorso riguardante la vita e la morte, perché Bran tecnicamente è già morto nella caverna del Corvo a tre occhi quando poi è diventato lui il Corvo a tre occhi. Quindi, il Bran che conosciamo adesso è più un contenitore. Boh, non lo so, ci avrà degli Horcrux sparsi in giro per il mondo, quindi secondo me anche se il suo corpo fisico viene distrutto, lui essendo questa entità superiore, semplicemente, non lo so, può trasferire la sua anima in un corvo e ricominciare tutto da capo. Non penso che sia legato al concetto umano e mortale della morte. E anzi, secondo me, proprio a sottolineare questo aspetto, lo vedremo morire probabilmente fin da subito, secondo me, seconda, terza puntata, già schiatta, per poi reincarnarsi in un corvo, un albero diga o, non lo so, una pianta grassa da comodino, quello che gli aggrada. Anche perché, in tutta onestà, una volta finita la guerra, io non è che ce lo vedo Bran a rimanere con la sua famiglia a fare la bella statuina. Lui ormai è un essere superiore, quindi ha le sue cose superiori da fare, tipo guardarti di notte nel buio mentre ti masturbi. Oh, arriviamo ai Lannister, i nostri preferiti. So che sicuramente molti di voi staranno a chiedersi se Cersei deve sopravvivere. No, Cersei muore malissimo, ma deve morire. È forse l'unico personaggio su cui sono sicuro al 100%. È un personaggio semplicemente troppo negativo perché la giustizia divina, così cara al buon Martin, non la colpisca con la potenza di uno schiaffo dei mille soli che esplodono. Mille soli esplosivi? Mille soli che esplodono. E anche lasciando da parte il suo karma personale, c'è da dire che lei ormai sia l'unica avversaria politica rimasta a Westeros, perché tutti gli altri, bene o male, ormai si sono schierati insieme contro di Cersei.
Cersei deve essere sconfitta in ogni caso, sia che il trono rimanga o che venga distrutto. E lei non mi sembra propriamente quella che si arrende così facilmente. Anzi, non escluderei affatto la possibilità che faccia saltare in aria Frodo del Re, dato che sta stipando barili di alto fuoco sotto la città come io stipo barilotti di vino in cantina. Questo l'ammazza Jamie, e io spero per la seconda. E con la stessa certezza con cui sono sicuro che Cersei debba morire, allo stesso modo, secondo me, Tyrion deve invece sopravvivere. Tra i personaggi buoni, Tyrion è l'unico che io veda adatto per guidare il nuovo governo e fare da guida, diciamo così, a JJ. Ucciderlo sarebbe abbastanza insensato, senza contare che comunque il suo personaggio meriterebbe un lieto fine. Tyrion non è mai stato un santo, ma credo sia uno dei pochi personaggi che possiamo davvero considerare buono, anche perché comunque ne ha passati un sacco, ma ha sempre cercato di schierarsi dalla parte del popolo, dei buoni. È comunque un personaggio che io considero positivo, un po' alla stregua di Sansa, quindi allo stesso modo mi viene da dire, date un po' di tranquillità a sto povero nano. E a proposito di questo, il mio animo romanticore continua a sperare fino all'ultimo che torni insieme a Sansa, perché sarebbero perfetti! Vi prego, una ship vi chiedo, una! Sansa! Sanrion! Dunque, io amo Jamie. Lo amo alla follia, è uno dei miei personaggi preferiti in assoluto. Nei libri. Perché nei libri è un personaggio completo, a 360 gradi, con una bella storia, una bella psicologia, un bello sviluppo e non semplicemente lo zerbino per i piedi fangosi di Cersei come è stato per le ultime 7 stagioni. 6,9 stagioni. Perché nell'ultima puntata Jamie si è effettivamente ricordato di avere un paio di testicoli e ha detto forse è arrivato il momento di fare un po' di decisioni per me. Ed è dunque per questo che dico con una certa certezza che ovviamente Jamie morirà. Sì ragazzi, niente da fare, regà, questo c'è schiatta, non so neanche spiegarvi perché, è proprio quasi più un sentimento che ho, più che un ragionamento logico. C'è da tenere in conto che anche Jamie non sia un personaggio tutta rose e fiori, e il fatto che in questa prossima stagione probabilmente assisteremo ad una sua redenzione mi porta a supporre che questa redenzione si concluderà proprio con la sua morte. Nonostante la teoria del Valonqar nella serie sia pressoché inesistente, io continuo a sperare che sia Jamie a uccidere Cersei. Se non per confermare la teoria, anche soltanto per una forma di giustizia personale, forse so anche come potrebbe succedere, ma a quello arriveremo un po' dopo. E arrivando a qualcuno che i testicoli non li ha proprio, Tyrion. Minchia, come collego gli argomenti? Nessuno, porca miseria. Io sti capelli oggi che proprio non mi vogliono stare. Vabbè, va. Tyrion è un altro di quei personaggi che deve portare a termine la sua redenzione, dato che nell'ultima stagione lo abbiamo visto pisciarsi sotto quando ha dovuto affrontare lo zio Euron, il che ha portato alla cattura della sorella Yara. Previously on Game of Thrones. E io sono dell'idea che lo scopo di Tyrion in questa stagione sarà proprio quello di affrontare lo zio Euron per salvare Yara, in uno scontro in cui però molto probabilmente morirà. Il suo personaggio chiede a gran voce una morte eroica, un ultimo atto di coraggio che permetta al suo personaggio di redimersi e finalmente emergere un minimo, non dico come un eroe, non dico come un personaggio positivo, ma almeno come un personaggio decente. Cioè, non perché sia un brutto personaggio, un fantastico personaggio Tyrion, ma inteso dal punto di vista del karma, per dire così. Anche perché non credo proprio che lui possa diventare il regnante delle Isole di Ferro. Perché in una società medievale come quella di Goth, nessuno darebbe una principessa o qualsiasi regina in sposa ad uno che non può avere eredi, che è condannato ad essere l'ultimo della sua stirpe. Ed è proprio per questo ragionamento che invece sono dell'idea che Yara si salverà e che diventerà lei la regina delle Isole di Ferro. E in ogni caso, testicoli a parte, vedrei comunque lei come una regnante migliore, perché Tyrion ormai non è mai stato bravo come politico, né come guida capo, né nulla, ed ormai un'ombra di se stesso. Yara invece è sempre stata una donna forte, sicura di sé, che tiene un sacco al proprio popolo e che è rispettata dal popolo, quindi chi meglio per fare la regina delle Isole di Ferro? Oh, e con questo abbiamo concluso la nostra prima tranche in onore dei grandissimi. Ma rimanendo sempre in famiglia, sono dell'idea che Euron morirà. E qua non è che ci sia molto da dire, è per la solita legge della natura, ovvero è un pezzo di merda e deve morire. Magari sposa Cersei, fanno tanti bei figli e conquistano il mondo. C'è anche quell'opportunità. Spero di no, eh.
Arriviamo ora alla donna guerriero che tutti amiamo e tutti shippiamo. Brormund. Trienne. Vabbè, avete capito. Nonostante l'idea che Brienne e Tormund facciano tanti bimbi giganti, mi scaldi il cuore che manco la pira della figlia di Stannis, io continuo a essere dell'idea che la sua storia sia legata a quella di Jaime. È l'unica continuazione del suo arco narrativo che riesca ad immaginare, perché Brienne nelle ultime stagioni è stata legata alla promessa che aveva fatto a Caitlyn, quella di proteggere le sue figlie. Ma ormai Sansa la possiamo considerare più o meno al sicuro, dato che è Grande Inverno, e Arya sicuramente non ha più bisogno della protezione, anzi, ci ha dimostrato che ormai forse è anche più forte di Brienne. Dunque, non le rimane null'altro a Brienne, secondo me, se non quella storia che ancora ha con Jaime. Questo vuol dire che sopravviverà? No, purtroppo no. Anzi, prevedo due possibili finali che però hanno entrambi lo stesso esito. Brienne è un personaggio che io adoro, ma è innegabile che sia un po' una scavezzacollo che si butta nella mischia della battaglia senza pensarci due volte. Dunque potrebbe tranquillamente essere una vittima della battaglia di Grande Inverno o di qualsiasi altra battaglia, a dire il vero. Tuttavia, io continuo a tornare a Jaime e al fatto che vorrei con tutto me stesso che fosse proprio lui a uccidere Cersei. E pensateci, se Cersei dovesse causare in qualche modo la morte di Brienne, quella sarebbe la perfetta goccia che farebbe traboccare il vaso, svegliando finalmente Jaime alla realtà. Però sì, in ogni caso, Brienne, morta. Ah, Podrick Payne. Per quanto credo che le sue abilità sarebbero sicuramente molto richieste per l'immediato bisogno di una ripopolazione anche veloce in seguito alla guerra, non credo che Podrick si salverà. Con Podrick entriamo nei personaggi che io chiamo gli scudieri, ovvero quelli che sicuramente si sacrificherebbero pur di salvare la vita ad una persona a cui tengono particolarmente. E Podrick, secondo me, tranquillamente si butterebbe nella mischia soltanto per parare le spalle a Brienne. Dunque io ce lo vedo un po' morto Podrick. Spero di no però, perché si merita di vivere sto personaggio. Sul destino del buon Samuel Tarly non ho molti dubbi a riguardo. È uno dei personaggi che forse più si è evoluto nel corso della vicenda, maturando un incredibile coraggio rispetto alla sua figura iniziale e che, non scordiamoci, è sopravvissuto a ben due attacchi degli estranei. Inoltre, come sicuramente molti di voi già sapranno, da un sacco di tempo gira questa teoria secondo la quale le cronache del ghiaccio e del fuoco altri non sarebbero che il resoconto, per così dire, degli eventi che abbiamo vissuto, scritto di pugno dallo stesso Sam alla fine della guerra. Ora, non so se sia proprio quella l'opera o tutto quanto, però è innegabile che qualcuno dovrà pur scriverla questa storia alla fine, per davvero. E io Sam ce lo vedrei alla perfezione per questo, senza contare che comunque ce lo vedo come un personaggio che sappia sopravvivere ormai. La questione riguardante Gilly è un po' più complessa invece. Anche lei, come Sam, è un personaggio che è cresciuto tantissimo nel corso degli anni, forte, resiliente, che ha maturato tantissime esperienze e che tranquillamente potrebbe sopravvivere. Io onestamente la vedrei come una pura e semplice cattiveria gratuita uccidere l'interesse amoroso di Sam, senza contare che questo vorrebbe dire lasciare il piccolo alle sue cure. E sì, da un certo punto di vista sarebbe molto interessante vedere un Sam che deve affrontare la paternità da solo, ma siccome nella mia visione di eventi già John finirà per fare il padre single, secondo me invece Gilly si salverà. Però non sono del tutto sicuro, Io la metterei un 65% si salva, per il resto no. Vabbè, la sopravvivenza di piccolo Sam non voglio nemmeno metterla in discussione, ok? Perché sarebbe cioè abbiamo già avuto troppi bambini Craster, figli Craster che sono schiattati. Basta, ok? Che poi la PETA ci denuncia. Per quel che riguarda Lyanna, Mormont ovviamente, non Stark, quella è schiattata già da un po', mi sa che vi siete persi un pezzo, ma ormai lei è diventato uno di quei personaggi meme, è un personaggio che internet ha elevato, personaggio cazzuto e forte a livello delle battute su Chuck Norris di 10 anni fa, quindi solo per questo secondo me non la faranno fuori, perché come ben sappiamo non è Lyanna Mormont ad avere paura di estranei, ma gli estranei a temere Lyanna Mormont. Oh wow, 4 sopravvissuti! Stiamo andando molto bene. Ah. Diamo una cazzo di gioia a Jorah, per favore. Io sinceramente non saprei dire quale altro personaggio ne abbia passate così tante come questo povero uomo. Seriamente, e ho una paura fottuta che vogliano farmelo fuori. Sì.
Perché anche qui rientriamo nel problema che ho anticipato prima dello scudiero. Jorah è un altro di quei personaggi che si butterebbe su qualsiasi spada pur di salvare il culo Daenerys. Anche se Daenerys sto culo non è che glielo dia. Quindi Jorah, svegliati un po', santi Dio. Sei bello, sei gnocco, sei eroico, sei un eroe di guerra ormai. Vatti a cercare una povera pulcella che ce ne sono 3000 migliori di Daenerys. Porca la miseria, io non capisco niente. Tuttavia, spero che la sua missione per curarsi dal morbo grigio lo salvi. Perché noi tuttavia nella scorsa stagione abbiamo visto tutta la sua storia incentrata su lui che doveva curarsi da sto benedetto morbo grigio. Quindi, dopo che mi hai passato un'intera stagione per farlo curare, ucciderlo subito nella stagione dopo servirebbe a ben poco. E inoltre, secondo me la cosa migliore, una volta terminata la guerra, una volta che Daenerys finalmente sarà morta e appunto Jorah finalmente non avrà più alcuna ragione di rimanere a Westeros, io spero davvero che lui torni ad Essos e cerchi di tramandare o comunque di far passare le proprie conoscenze sulla cura del morbo grigio, che è una delle piaghe più presenti nel continente orientale. Quindi per questo io voglio sperare che Jorah sopravviva. Ah, porca miseria, non volevo essere così forte. Davos. Allora, HBO, vieni qua un attimo. Se voi provate, se voi v'azzardate ad ammazzarmi, Ser Cipolla, io vengo e vi accarezzo con i calci, nelle gingive. Davos è uno dei pochi personaggi davvero buoni in questo mondo di merda. E gli avete tolto le dita. E gli avete tolto i figli. E gli avete tolto quella che vedeva come una figlia. E gli avete tolto il fidanzato. E date un po' di pace a Ser Cipolla. No, questo è proprio uno di quei personaggi che io voglio con tutto me stesso che sopravvivi. Ok? Senza logica, senza niente. Davos deve vivere. Facciamo partire la campagna. Gli hashtag scendiamo in piazza. Davos deve vivere. Tormund è un altro di quei personaggi che sarebbe potuto tranquillamente morire prima, ma miracolosamente sopravvissuto. E già questo è un punto a favore per lui. Tuttavia, c'è un'altra questione che mi preme, ovvero il popolo libero. È vero, adesso il popolo libero si sta abbastanza integrando in quello del nord e effettivamente non ha molto senso parlare di un re oltre la barriera, dato che adesso la barriera non c'è più. Ma ad ogni modo, non credo che l'integrazione di un popolo così diverso da quello civilizzato di Westeros possa accadere così facilmente. Ci deve essere qualcuno a guidarli e credo che quel qualcuno, anche e soprattutto per un'esigenza, dato che dei nordici, dei selvaggi del nord, del popolo libero, Tormund è l'unico personaggio importante rimasto, dato che tutti gli altri sono scomparsi. Quindi non è che ci rimanga molta scelta. E quindi sì, secondo me, Tormund vive. Gendry è uno di quei personaggi che tu lo guardi e dici: come minchia ci sei finito fin qua a te, scusami. Diciamoci la verità. Gendry è un personaggio del fanservice. L'hanno fatto tornare soltanto perché tutti quanti continuavano a fare le battutine. Chissà se è ancora remare lì sulla sua barchetta, sono arrivato a vaffanculo. Sono più acido quando registro i video tardi la sera. Dovrei tenerlo a mente. Quindi, è molto difficile supporre che fine farà, dato che qualsiasi fine faccia è inutile. Cioè, è inutile che sopravviva, è inutile che muoia, non me ne potrebbe fregare di meno. Guarda, se proprio devo trovargli uno scopo, l'unica cosa dove riesco a metterlo sarebbe effettivamente come capo, come leader, come sovrano di Capo Tempesta, dato che comunque lui è l'ultimo discendente rimasto che abbia del sangue Baratheon nelle proprie vene. Però, per questo mi verrebbe da dire che sopravvive, però... Onestamente, se sbaglio questa non me ne potrebbe... Cioè, se muore Gendry sarò tipo... Ah, ok, va bene. Prossimo. Bronn è un altro personaggio grigio. È un'altra incognita. Da un lato si merita di sopravvivere. Date un castello a questo uomo. Dall'altro ne ha fatte di tutti i colori, in effetti. Inoltre, credo che Bronn sarebbe uno dei personaggi più stoici nell'accettare la propria morte. Cioè, nel senso che se lo infilzano io già ce lo vedo lì. Oh, per le tette della gran vacca. Certo che dovevi infilzarmi. Beh, cosa hai intenzione di fare? O ti levi quella faccia di cazzo di torno, oppure finisci il lavoro. Se no vai via, lasciami morire in pace. Che palle, devo farmi i cazzi miei. Potevo essere tranquilla con quella. No, però ho voluto la gloria, porca miseria. Boh, ragazzi, io non lo so, seriamente, Bronn è l'unico che metto nel forse perché... Non c'è niente che riesca a farmi dire vive o muore o sopravvive o sparisce. No, incognita sto uomo. Onestamente, Varys è troppo un ninja per farsi ammazzare.
Davvero, cioè questo uomo si teletrasporta, probabilmente ha un mantello dell'invisibilità e la sua assenza di genitali gli impedisce di fare gli stessi errori che Dito Corto ha commesso. Perché alla fine sì, Dito Corto ha fatto gli errori perché... Sansa, vieni qua. Quello è il riassunto di Dito Corto. Verme Grigio è un altro tosto, perché è un guerriero e quindi con i guerrieri è sempre un po' così. Lui comunque è un guerriero, lui vive per la guerra e sì, adesso effettivamente si sta un po' avvicinando di più alla sua vita da uomo libero, per dire così. Però niente, raga, secondo me muore. Verme è uno di quelli che proprio se ne va durante la guerra. Non contro gli estranei, probabilmente nella seconda parte, in quella che probabilmente sarà la guerra con Cersei. Secondo me lui muore là. Missandei o Missandei sono invece molto sicuro che sopravviva. E perché? Perché essenzialmente è l'unica che vedrei giusta come regina, no regina no, come governante democraticamente eletta di Meereen. Perché comunque, come vi spiegavo prima, a Meereen ci sono ancora un po' di casini. E lei sarebbe perfetta, perché avrebbe la perfetta parabola. Colei che da schiava è stata eletta dal popolo, è diventata la degna governante e adesso controlla il tutto. Amici! Vi ricordate di Daerion Harris? Sì, lo so che non lo vediamo da qualche stagione, essenzialmente da quando Daenerys ha detto «Oh, bello il tuo giocattolino, però io devo rompere la ruota va spezzata, fatemi spezzare sta ruota perché non desidero altro nella mia vita, se non adesso i bambini di Jon Snow, perché oh, guarda che bello che è, sei inginocchiato». Oh sì, Jon Snow, inginocchiati più forte, più forte! Scusate, non succederà mai più, giuro. Alla fine dell'ultima stagione Cersei ha fatto qualche riferimento al possibile ritorno della Compagnia Dorata e a me piacerebbe vedere Dario ritornare a capo della Compagnia Dorata, che poi all'ultimo la mette nel cu a Cersei e si schiera con Daenerys. Però in ogni caso secondo me lui muore. Cioè, boh, così. Sì, lo fanno tornare solo per farlo ammazzare. Lui è uno di quei casi che conferma la regola. Jaqen! Ha senso parlare di vita e di morte con lui? Lui è nessuno, come... Come fai a uccidere nessuno? Introduco la nuova categoria «Sono confuso, non so cosa stia succedendo». Sì, ma Beric, però, ciccio, basta con sto trucco delle vite infinite, che cazzo! Ragazzi, pochi cazzi qua. Beric doveva già morire tante di quelle volte, ora che Toros non c'è più, lui non ha più il suo clerico personale che lo risusciti ogni singola volta, quindi a sto giro mi sa che la morte di Beric sarà abbastanza definitiva. E Melisandre è un altro di quei personaggi su cui non ho dubbi, è una morte certa, ma anche perché lei stessa ce l'ha detto. Ed inoltre, ci sono successe, vi ricordate quelle cose che sono successe un po' prima? Voglio dire, dopo aver visto la sua vera forma, che come ricorderete Petrarca ha descritto con un «Signora, vuole che l'aiuti con le buste della... Oh mio Dio!» Sappiamo che Melisandre è molto vicina alla morte. Inoltre è un personaggio altamente negativo e la giustizia divina lo pretende. E parlando di altri personaggi che devono assolutamente andarsene, Qyburn deve fare più o meno la stessa fine delle mie squinzie alle 9 del mattino. Sparire. Credo che questa sia la stronzata più grande che abbia detto in quasi 4 anni di YouTube, però vabbè. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo finito, tutti quanti, tranne un paio che ho lasciato fuori perché ho detto chi se ne frega. Ragazzi. Fa caldo, ormai sto morendo, la telecamera pure. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi sono divertito un botto a farlo. Questo quindi è il mio Totomorte ufficiale. In realtà no, mi sembra che io non abbia ancora fatto un video in cui effettivamente spiego per filo e per segno come finirà secondo me l'ultima stagione di Game of Thrones. Confermatemi nei commenti perché faccio talmente tanti video che io ho sempre la paura di averne già fatto uno ed essermene scordato. Perché se no il prossimo giro... Vi dico come finirà effettivamente Game of Thrones. Manca pochissimo ormai, sono un paio di mesi e ci addentreremo nell'ultima stagione. Ne vedremo delle belle. Io in questo periodo ovviamente ho intenzione di riprendere un po' il ritmo con i video a tema anche per prepararci per quest'ultima stagione. E sono pressoché sicuro che anche in vista della stagione si faranno delle cose belle. Perché comunque sono in contatto con persone interessanti. Ma per questo, come si suol dire, stay tuned. Io vi ricordo i miei social, trovate in sovraimpressione la mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram. E ovviamente, nel caso vogliate procurarvi questa fantastica maglietta a tema, trovate il link in descrizione e usando il codice sconto Calelotto avrete uno sconto del 15%. Ma per ora da me è tutto, o quasi tutto.
Pensavate che me ne fossi scordato, eh? Già vi vedo che eravate lì nei commenti dicendo: ma Kalel, non mancano forse due personaggi a questa lista? Due personaggi importanti? Due personaggi che stiamo aspettando? Due fratelli? Pensavate davvero che me ne fossi dimenticato? Soltanto un attimo. Signori e signori, benvenuti a questo evento che molti di voi hanno aspettato per anni, dato che HBO ha continuato a farcela annusare ma senza mai calarsi realmente le mutande. Alla mia destra, 95 kg di puro petto di pollo Francesco Amadori, il mastino, il due facce di Westeros, lo sponsor numero uno di KFC, Sandor Clegane! E alla sua sinistra, probabilmente mezza tonnellata, lo zombie palestrato, la guardia della regina, l'amico speciale di Setta Urnella, Robert, non sono assolutamente la montagna, Clegane! L'avete aspettato, lo avete sognato, avete fatto le vostre scommesse su Westeros Bet, ma ora finalmente è qui. Diamo il via al Clegane Bowl! Sì, muoiono palesemente entrambi.